Buongiornissimo caffè con una bella colazione. E Vikings. Oh mio Dio, che cosa è uscito? Welcome back. Ma welcome back a te, Sabaku. Non me l'aspettavo questa uscita. È uscito Sabaku. Ha incominciato il nuovo DLC di Dark Souls 3, credo. Ringed City. Non vedevo l'ora. Mi sei mancato tantissimo. Sì, cazzo. Buongiorno. Ma perché sono nudo? Fatti filmare. No, no. Decido io quello che si vede in questi vlog. No. Guarda, ma in realtà è nuda. Dai, abbassati. Abbassati. Guarda, guarda. Oh. Ma perché? È mattina. Ho bisogno di comodità. Mentre tutti aspettano di fare le riprese, io non ho ancora finito di montare il video che deve uscire oggi, quindi mi devo mettere sotto. Aspetta, mi stai dando fastidio, mi stai dando fastidio. Ragazzi, non mette a fuoco però. Ma è rotta. Ce la possiamo fare, dai. Ma che ci siamo. I funamboli. Cosa fanno i funamboli? Allora, i funamboli non sono i sonnamboli. Mi raccomando, sono due cose diverse. Esatto, mi raccomando, una cosa che non dovete assolutamente adesso. Abbiamo rubato la telecamera perché il funambulismo, cioè, è un fenomeno che dovremmo di massa. Di massa, ma non massa quello che correva in Formula 1. Massa proprio, la massa, cioè un fenomeno di massa atomica. Quella la droga di questo secolo. Quella sia la droga di questo perché secolo. I funamboli dovrebbero smetterla di camminare. Ma poi io li vedo spesso che fanno la spesa al supermercato, sai, si vedono, sì, no? Che hanno sempre gli stessi prodotti. Bravo, io sono un po' un funambolo. Ma io ma vattene via subito. Vai via subito. Tempo. Ho smesso, ho smisi. Un giorno smisi perché mi resi conto che essere funamboli porta non paga. No, non porta. Non c'è. Non è che non paga. Come ti posso, non porta da nessuna parte della vita. Ma lo stipendio è buono? Beh, a me dicono che è un po' da operaio, sugli 800. Sì. Vabbè, cioè, non senso, vabbè, ti lascio questa, tanto sei tu funambulo. No, vabbè, io guarda, abbiamo già detto quello che c'era da dire. Non avvicinarti. Riprese finite. Andiamo a scroccare un pranzo a casa di Cesare. Cosa ci fai Cesare da mangiare? Ma che schifo! Come sono andate le riprese oggi? Male, mi hai bullizzato all'inizio. Non sei capace? Mi hai staccato il morale ed è finita lì. Adesso è stato cattivo, birbantello proprio. Cerco di istruirti. Ho fame, Cesare. Io vorrei un sacco una ragosta, non so perché. Una ragosta. Ti contenti con poco? Con molta calma, con molta calma. Siamo in trappola, il corriere. Siamo in trappola. Clobster. Let's go. Turno prima. È fighissimo come si dice in inglese aragosta. Clobster. Clobster. Vè che bella giornata di sole. Verrà a piovere. Che bello avere questo potere. Arrivati. Guarda che bello che sei con sfondo giallo. Salve, benvenuti da McDonald's. È proprio il tuo possiamo colore. Possiamo servirla? Si abbina bene? Sì. Grazie. Fate vedere quanto sono belli i vostri deretani, grazie. Vabbè, fatto. Così faccio le big views. Ah, you touch my tra-la-la. My ding ding dong. C'è una bici misteriosa nel giardino di Cesare, è fighissima. Non so se l'ascensore di Cesare era mai entrato nella mia collezione, l'avete mai visto? Si blocca sempre, però mi piace, molto vintage. E poi fuori, dai, Giuve, ci sono le ciabatte. Ciao Giuve! Ciao! No? Migliori amici, Giuve, cosa fai? Cosa fa? Perché si sta ribaltando? Ciao Giuve! Ciao, ciao, ciao. Ecco. Ehi! Si è ribaltato. Ah! Riso, polpette di tacchino con curry. Sembra buono. Grazie Inga per il cibo. Strabuono. Vieni. Ma sembri uno dei The Colors. Grazie. Grazie. Mi stai rovinando il vlog. Cosa stai facendo, Claudio? Che non sono io che guardo uomini e donne. Ma tu glielo lasci fare, Ciube? Sì, sì. Oggi Tonno va a lavorare e tra un po' andiamo a trovarlo. Ciao, Tone. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, Tone. Ciao. 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 How Italians salutano. Arato il Cesu. E bam 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 bam. Ciao. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Super, fagli capire che noi battiamo quando vogliamo. Sì sì, ciao ciao. Dio.
Adesso andiamo al mercatino dell'usato di mia mamma, che da poco ha venduto il suo, che siete abituati a vedere, e si è trasferita in quello di mio zio, ricreandolo. Ha messo un nuovo nome, nuovo logo, nuova pagina, nuovo tutto. La vado a trovare perché è il punto in cui potete mandare pacchi, in cui mi faccio arrivare pacchi. E ci sono un po' di pacchi da ritirare, sia da parte vostra che di aziende varie. Poi dovrei fare qualche foto per lei, qualche cosina, perché tutto ciò che fotografa lei viene fuori sfocato, quindi ha bisogno del mio supporto. Dopodiché andiamo a trovare tonno al lavoro. Facciamo perdere il posto di lavoro dopo un giorno. Al secondo giorno. Direzione mercatino dell'usato. Eccoci. Eccoci. Eccola. Vecchio bellino. Ma che cazzo è? Cosa? C'è una tigre. Prendiamola per il set, ti prego. Ma che cazzo. È bellissima. Mamma. Mamma. Ah, ciao Nelson, ma cosa ci fai qui? Ma perché sei una pirla? Uè, Oz! Uè, Oz! Cosa fai sotto la giacca, Oz? Non ti vergognare, guarda la telecamera. Ha paura della telecamera. Dici che è ansia da prestazione? Ho trovato un po' di adesivi super mega belli e super mega antichi. Soprattutto questo di Renato Zero. Grazie mamma per il regalo. Ciao mercatino. Ho preso 48 adesivi. Dopo ve li faccio vedere con calma. Li attacchiamo tra oggi, domani, aiuto, mi cadono. Strabelli. Tone, arriviamo, Tone. Aspettaci. Aspetta a farti licenziare, arriviamo. Pensiamo noi. Cerchiamo il posto che non so dove sia, nonostante sia il bike park di Terza Rossa, l'Electric Bike Park di Bologna in via del Carpentiere 14. E io lavoro per Terza Rossa, ma non sono mai stato al loro bike park. È tempo di vederlo per la prima volta. Si sa mai che ci facciano provare una bicicletta, cioè io sono Zoppo. Si sa mai che la facciano provare a Cesare, che io filmo mentre prova, perché io sono appunto Zoppo. È probabile che sia di qua. Aspettami! No! Eccolo, si intravede. È laggiù. Forza e coraggio Nelson, forza e coraggio. Ma che posto felice che è questo. Vecchie belle le margherite. Ok, abbiamo ufficialmente trovato il bike park. E infatti guardate chi c'è lì che intrattiene i clienti. Il Tone. Sono separato dal bike park da tonno da un fossato. Ok. Ho sentito clack. Ho sentito clack. Tan 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 tan. Ciao Tone. Come va il lavoro? Bene. C'è lezione di mountain bike ora. Questo penso sia un istruttore. Viene voglia di andarci. Sì? Sì, di brutto. Vuoi prendere lezione? Ma non lezione, voglio subito spaccarmi. Caldo, bevete dopo. Figata. Purtroppo oggi non avevano la Terza Rossa da provare, ma ci siamo già accordati con Marco, che è il CEO, CEO, che ci dà un paio di bici a me e a Cesare appena mi rimetto da sta roba qua, e ci fa fare dei giri, che deve essere una figata. Grazie, 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 grazie. Prova a correre, prova a correre, prova a correre. La smetti di seminarmi, per favore. Ho appena registrato un Q&A che mo monto e poi pubblico. Cazzo stavo facendo? Oggi per forza di cose sono arrivato un po' lungo, ma adesso pubblico. Non capisco, uno sta fuori tutto il giorno, una giornata impegnativa, arriva a casa stanco, vuole nerdare un po', trascorrersi una serata nerd, vedersi Vikings, gli manca Ragnar, mi manca, mi manca. E Netflix non va, perché? Perché? Lo clicco e non succede niente, carica all'infinito. Ho provato anche dall'altro computer, niente. Ha deciso di farmi questa infamata e accoltellarmi in prima serata. Vabbè, io mi mangio la pizza. Mi mangio la pizza. Sta pizza, che è la pizza ristorante, è mega buona. Ma proprio tanto, eh. Non è bellissima però. Ragazzi, per fortuna c'è Sabaku a salvarmi la serata nerd. Netflix ti può deludere, ti può pugnalare le spalle, ma Sabaku no. Ho piena fiducia in lui e pieno amore. Netflix oggi mi ha fatto arrabbiare. A Sabaku solo bacetti. È uscito un nuovo episodio, meglio di così. Sono così messo male dato che non funziona Netflix che sto riguardando il mio Q&A. Vita di merda. Che sonno. Vado a dormire. Nel Q&A che è uscito ieri ho detto che oggi spacchettavo dei pacchi. Non ho ancora spacchettato niente. Quindi prima cosa nel mattino domani spacchettiamo, perché l'ho promesso. Quindi adesso vado a letto. Io, qualche ora, poche, tardi, un po' tardi, troppo tardi. Poi spacchettiamo un commento del giorno, solite cose. E non vi ho fatto neanche vedere gli adesivi. Tutto questo tra 3, 2, 1.
E invece li apro nel vlog di domani. Buongiorno. Diamo un occhio veloce a Netflix e vediamo se funziona. Passata la notte, ha dormito, ha riposato. Sono un po' teso. Ti pronti? Continua a non funzionare. Porca puttana. Aspetta, aspetta, aspetta. Cosa è successo? Cosa è successo? Niente, mi sono illuso per niente. Non funziona. Non funziona. Il commento del giorno dice: che piccolo il cane di Tone, tutto compresso. E già il commento fa ridere perché è vero, Bilbo è... Ma il commento è geniale soprattutto perché l'ha detto lui, Maurizio Costanzo. Riproviamo. Oh, 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 oddio, oddio. Ah! Ah! Grazie per aver guardato il video, lasciate un commento qui sotto, seguitemi sui social che trovate in descrizione, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un mi piace. Arriviamo a 2000, altrimenti niente, funziona Netflix, sono di buon umore, non vi faccio niente.